Se devo parlare del territorio, i vini sono i suoi, ma me li racconta il mio babbo, perché era il mio babbo che mi diceva: se tu vuoi bere un vino che fanno a Carmignano, si bevi il suo. Allora, ci vuole la pazienza di vedere una gara che dura 5 ore, o ci vuole la voglia di vedere qualcosa che dura 100 metri? E il vino è uguale. C'è dei vini che ti soddisfano 100 metri, e c'è dei vini che, se hai la pazienza, ti soddisfano a aspettare ore e saperli ascoltare. Ambra, secondo me ci vuole ancora un po' di pazienza, però se uno questa pazienza ce l'ha, ne vale abbastanza la pena. Boom, boom, boom. Andiamo a visitare Ambra e la famiglia Rigoli. Ragazzi, state connessi con me. Siamo a Carmignano. In questo momento ci troviamo all'interno di uno dei quattro clou della nostra azienda, ed è il vigneto di Santa Cristina in Pilli. Sono un corpo di 8 ettari che circonda appunto la chiesa di Santa Cristina in Pilli. Il vigneto impiantato nel 2013, principalmente sangiovesi, ma anche proprio qui sono dei filari di Cabernet Franc. E poi però tutto intorno ci sono anche un corpo vecchio del 75 e poi aggiunte successive del 98, 2000, 2001, 91 nella vigna più sotto. Cabernet Franc, è bene subito parlarne, anche se la mia passione è il Sangiovese, perché come sapete nel Carmignano c'è l'obbligatorietà di almeno 10% dell'uva francesca. Probabilmente il Cabernet, l'uva francesca di Carmignano del 1700 era Cabernet Franc, perché il Cabernet Sauvignon è successivo, diciamo, come creazione. E invece negli anni 80 abbiamo piantato più Sauvignon, negli ultimi anni abbiamo riniziato a piantare il Franc. Le differenze sono naturalmente di prodotto: il Cabernet Franc dà un vino più elegante, meno strutturato, e anche i tempi di raccolta sono differenti. Il Franc è leggermente più anticipato rispetto al Sauvignon. Io sono Susa Michele, sono la moglie di Giuseppe. Qui siamo nella vigna di Montalbiolo, la vigna più alta della nostra azienda, 200 metri. Il terreno ora è coperto dalle erbe e quindi non si vede, ma è un galestro e arenaria. Sangiovese Canaiolo, vinificati da soli per dare la riserva a Montalbiolo. In una giornata ci sono 800 gradi all'ombra. Questa è la vallata di Carmignano. La Villa Medicea di Artimino, vedete dove io sto facendo un circoletto cordito. E potete vedere questo che è stato il territorio che per buona parte della sua storia è stata un po' una conca di civiltà intorno al quale invece c'era distruzione e putiferio. No? E oggi è una rigogliosa DOC di 14 produttori dediti al vino di Carmignano. Perché ogni vigna ha la propria caratteristica. Ok. Infatti, se assaggiate i nostri Carmignano, che sono, diciamo, due Carmignano cosiddetti base, due riserva, sono diversissimi l'uno dall'altro. Vinifico separatamente le uve dei quattro crù. Non solo perché io parlo principalmente di Sangiovese e Canaiolo, sono differenti l'uno dall'altro per il tipo di suolo, l'esposizione e l'altitudine, ma anche perché proprio per questo hanno tempi di maturazione completamente differenti. E questo mi costringe a vinificarli separatamente. E allora è chiaro che le masse sono separate, e alla fine, anche perché c'è una passione borgognona nel mio vino, non solamente perché punto tanto sul Sangiovese, ma anche perché mi piace, diciamo, che veramente il terroir cerchi di esprimersi nel modo migliore. La vinificazione è un pochino diversa proprio anche per ogni vigna, a cominciare dalla prima fermentazione, nel senso, per esempio, che il vigneto dell'Elsana, che viene da un vigneto con tanta argilla, generalmente tendiamo a fermentarlo a una temperatura un pochino inferiore rispetto a, per esempio, a quella del Montalbiolo, che è sul calestro e sull'arenaria. Ok. Questo per cercare di estrarre i tannini in maniera meno violenta, diciamo.
e l'invecchiamento, generalmente la seconda fermentazione, la malolattica viene fatta in cemento e poi i vini vengono messi nel legno a fermentazione malolattica conclusa. Il Carmignano base per un anno, circa mezzo intorno da 5 ettolitri di rovere francese e mezzo in botte grande di rovere di Slavonia, mentre la riserva fa 2 anni di legno, il primo in tonneau e il secondo in botte grande. Tieni presente anche che noi, oltre ai 4 Carmignano, facciamo un secondo vino, che è il Barco Reale di Carmignano, che naturalmente proviene un pochino dalle seconde scelte di tutte le vigne, dalle vigne più giovani, e quindi ci permette anche un pochino di raccogliere uve eventualmente al di fuori dai 4 cru principali. Lo chiama il secondo vino. Io l'ho assaggiato. È una di quelle cose in cui uno deve essere un attimino furbo. In che senso? Quando trovate il Barco Reale d'Ambra, compratelo. È un vino che regge bene il tempo. È un vino che comunque ha una profondissima emozionalità territoriale. Cioè vi racconta un pezzo di Toscana per poi andare a bere le specifiche di quel pezzo di Toscana. Lì sta a voi avere questa lungimiranza di prendervene qualche bottiglia e mettervela in cantina. Ma sulla longevità. Questo succede a tante, diciamo, non secondi vini, perché forse non è giusto neanche dirli così, ma certamente dei vini dal Barco Reale, dal Rosso di Montalcino, dal Rosso di Montepulciano, che nella loro vita alla fine hanno preso meno ossigeno e che hanno una base, diciamo, di composizione polifenolica qualitativa, sicuramente spesso e volentieri messi in bottiglia prima, hanno capacità di invecchiamento talvolta superiore ai primi vini. Perché noi imbottigliamo il Carmignano in 4 cru, cioè in 4 vini, da 4 vigneti diversi, che sono Santa Cristina in Pilli, il vigneto Elzana, Montalbiolo e poi Montefortini, Podere Lombarda. E abbiamo avuto la fortuna di ritrovarsi una cantina che all'inizio, quando ho iniziato il mio lavoro nell'83 qui dentro, era solo ed esclusivamente cemento. Erano gli anni 80, inizio anni 90, inizio anni 80 e fino agli anni 90, in realtà si poteva vinificare tranquillamente in cemento anche senza controllo di temperatura, perché le uve erano un altro clima. E quando ho iniziato nell'83 avevo 5 ettari di vigneto. Oggi, tra proprietà e affitto, ne conduciamo 24, quindi c'è una grande differenza. La cantina è sempre dimensionata per 5 ettari e quindi non si sa neanche come si faccia a lavorare per 24. Si può vedere, intanto all'esterno, diciamo, abbiamo delle vasche in acciaio con controllo della temperatura, che facevamo fino al 2007 per caduta d'acqua sulle vasche di acciaio. Poi dal 2007 sono state dotate di un impianto di raffreddamento vero e proprio. Il fatto di avere il controllo della temperatura è sempre più necessario in queste stagioni di cambiamento climatico, vero o presunto, ma comunque c'è un aumento della temperatura, quindi anche un aumento della temperatura delle uve che portiamo in cantina. Tutto per assicurare ai lieviti, che sono spontanei nella vinificazione in rosso, invece selezionati in quella in bianco e in rosato, sono ai lieviti di sopravvivere, perché i lieviti sopra i 35 gradi circa, insomma, di temperatura, spesso e volentieri rallentano le loro funzioni vitali o addirittura possono morire. No, noi non amiamo il Brettanomyces. Infatti Beppe ha una soglia di percezione molto bassa e quindi riesce a sentire il Brettanomyces anche a, diciamo, a concentrazioni molto basse. Il Brettanomyces dà questi prodotti, che sono il 4-etilfenolo, che dà il tipico odore di sudore di cavallo o anche di letame. Quindi il fatto di controllare la temperatura permette agli lieviti di rimanere vitali, di portare a termine le fermentazioni, e questo naturalmente è molto importante per la qualità del vino
perché negli arresti di fermentazione spesso e volentieri poi si instaurano dei lieviti meno qualitativi che tutti conosciamo, che è il Brettanomyces. Esistono tanti trebbiani, ma questo è il tuo trebbiano. Sì, questo senza dubbio. Però vedi, cioè c'è una nota di sassi, l'odore dei sassi quando cammini nella campagna e ti avvio che fa molto molto caldo e sei in un territorio molto pietroso. Ripeto, la mia interpretazione del trebbiano è di un trebbiano come di un vitigno tutto sommato semplice, ma non per sminuirlo, ma semplice perché generalmente non ha una complessità aromatica, come sappiamo, quindi è un vino che può intanto sicuramente questo invecchiare molto bene, e questo è vero, e nello stesso tempo accompagnare il cibo senza prevaricare sul cibo. Allora, questo è il nostro rosato, ovvero vin ruspo, è Barco Reale di Carmignano, è una DOC rosato, è un vino tradizionale di Carmignano, e si chiama vin ruspo, che significa vino rubato, perché ai tempi, cioè nei tempi della mezzadria, i contadini portavano le uve in cantina per essere pigiate e qualche carrello rimaneva lì durante la notte. E allora i contadini nottetempo spillavano un po' del mosto che era rimasto a contatto poche ore con le bucce e lo vinificavano in delle damigiane, e il vino, che poi risultava essere un rosato, veniva bevuto durante la trebbiatura. Il nostro rosato in particolare viene vinificato a parte, le uve vengono raccolte presto, principalmente dal vigneto di Santa Cristina in Pil. Il uvaggio è principalmente sangiovese, okay. C'è il 10% di Cabernet, poi c'è Canaiolo Nero e anche un po' di Syrah. Viene vinificato in acciaio . È un vino che è adattissimo come aperitivo, va benissimo con la pizza, per esempio, con i salumi, perché ha una bella spalla acida, per cui va benissimo con salumi affettati in generale, oppure antipasti. Il 2006 riserva il sano, 2006 riserva il sano. E che dire, il 2006 venne dopo un'annata reputata molto buona, che era il 2005, ma in realtà, mentre il 2005 oggi mostra un pochino segni di stanchezza, perché era un'annata abbastanza calda, il 2006 è un'annata molto più fresca, con una buona acidità, si è rivelata solamente successivamente. Più lunga. Più lunga, sì, più lunga, più... E questo, a me in questo momento sembra in buona forma, e è insomma, la vinificazione classica dei nostri cru, con un passaggio in legno di 2 anni, il primo in tonneau da 5, il secondo in botte grande. L'Elzana, ripeto, è una vigna con un terreno di argilla e il galestro, e quindi dà questi vini che hanno questi tannini un pochino austeri, che si mantengono austeri anche in invecchiamento, anche se piano piano, insomma, un pochino si ammorbidiscono, ecco. Dopo 35 anni si ammorbidiscono. Forse sì.
Decomposti e decomposte, bentornati su Zombie Wine, l'unico canale che se non lo segui morde. Se quello che vedi ti è piaciuto, ti prego di iscriverti al canale Instagram di Zombie Wine. Oppure, se ti piacciono i miei video, attiva la campanella e iscriviti al canale YouTube di Zombie Wine. Infine, www.zombiewine.com è il nome del mio blog e lì troverai tutto ciò che scrivo e i miei segreti oscuri.